tutti, ben ritrovati sul canale Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing dedicato sempre alle edizioni import con audio italiano. Questa volta torniamo a parlare del genere poliziottesco, anche se non esattamente di quello puro, ma piuttosto quello contaminato con la commedia. Lo facciamo in maniera cronologica con il primo titolo, il primo dei due titoli, ovvero il film Il Trucido e lo Sbirro. Film girato nel 1976 dal grande Umberto Lenzi. Qui abbiamo il protagonista che è Thomas Millian, dove interpreta il ruolo del mitico Ermon Nezza, pellicola che è stata scritta dallo sceneggiatore Dardano Sacchetti. E qui abbiamo questa bella edizione Mediabook appena sfornata dalla Germania, edizione appunto disponibile con diverse cover differenti. Questa è quella che ho scelto io, esiste anche quella con il titolo italiano. Tutte queste edizioni distribuite dalla Cinestrange, peraltro la collana ha appunto il nome di Violenza all'italiana, dedicato appunto al genere poliziottesco, perché poi ci sono quelle dedicate al genere horror, sono tutte appunto limitate, a numero limitato. Queste sono addirittura 150 copie, questa edizione con questa cover qui, e la mia è la numero 5, come potete vedere, quindi molto molto limitate. Ovviamente questo film non è mai uscito in Blu-ray in Italia, quindi dobbiamo necessariamente puntare sul mercato estero. Arriveranno prossimamente anche altri titoli, sempre della collana, però di quello magari ne riparleremo in una prossima review, in quanto arriveranno soltanto a maggio. Diamo quindi un'occhiata a questo Mediabook più da vicino. Quindi abbiamo in alto il nome della collana, che è Violenza all'italiana. Questa è la cover C, quindi abbiamo lo sfondo con la bandiera italiana. In primo piano abbiamo Thomas Millian, sulla destra, scusate, troviamo invece l'attore Henry Silva. Più in basso abbiamo in grande il titolo poco piacevole in tedesco, Das Schlitztor und der Bulle, che poi Schlitztor vuol dire mascalzone. Praticamente in quasi tutti i film di Thomas Millian c'è la dicitura mascalzone, lo considero il mascalzone, indipendentemente che si tratti di Nico Giraldi o Ermon Nezza. Sotto invece abbiamo il titolo originale, quindi Il Trucido e lo Sbirro. Diamo un'occhiata alla costina. Il titolo è sempre inverso della Cinestrange, quindi sempre con la costina blu. E qui sotto abbiamo il combo Blu-ray DVD. Sul retro troviamo quindi il film prodotto in Italia nel 76, Umberto Lenzi, gli attori Thomas Millian, Henry Silva, Claudio Cassinelli. Le musiche sono molto belle, di Bruno Canfora. Qui troviamo scritto appunto che si tratta di una prima uscita Blu-ray in Germania per la prima volta. Per la prima volta viene anche distribuito senza censure, quindi integrale. Andiamo a vedere un po' cosa comprende. Per quanto riguarda l'audio, abbiamo sia il tedesco che l'inglese che l'italiano in 2.0. Ricordo che i sottotitoli in tedesco non sono obbligatori, quindi si possono tranquillamente rimuovere durante la visione. Per quanto riguarda l'aspect ratio, abbiamo il 2.35. Cosa comprende come contenuti extra, che peraltro adesso li rivedremo anche tramite il menu, oltre al libricino che c'è all'interno di 24 pagine, abbiamo il trailer e poi ci sono due interviste, una con il biografo di Thomas Millian, Giorgio Navarro, l'altra invece con l'autore Paolo Spagnuolo. Si tratta quindi di un'edizione limitata per quanto riguarda questa cover C, sono 150 copie, la mia è la numero 105. Diamo quindi un'occhiata all'interno del Mediabook. Troviamo quindi sulla sinistra il disco Blu-ray. Diamo un'occhiata. Troviamo sempre l'immagine del Monnezza, magistralmente doppiato dal grande Ferruccio Amendola. E qua ci sono alcune frasi scritte chiaramente in tedesco, iconiche, pronunciate da Monnezza. Sfogliamo un po'. Qua parlo un po', diciamo, dietro le quinte sul film. Qui
c'è tanto testo, qualche immagine. Di Thomas Millian, visti e rivisti non so quante volte, anche su Rete 4. E qua abbiamo delle frasi storiche appunto del Truci dello Sbirro, ce l'abbiamo sia nel testo originale in italiano e anche quello in inglese. Spero si legga bene. Il grande Henry Silva qui sulla destra, che ha lavorato anche in Italia con il grande Fernando Di Leo. Qui abbiamo diverse cover per quanto riguarda le videocassette o i DVD tedeschi. Questa invece è la VHS, la vecchia VHS italiana. Qui possiamo vedere come ringraziano sia Giorgio Navarro che Giuseppe Montagnese, che sono appunto i creatori del sito ufficiale italiano thomasmillian.it. Ricordo che a breve, a maggio, uscirà un altro bellissimo libro su Thomas Millian, sempre scritto appunto da Giorgio Navarro, disponibile sul sito Nocturno. Qui abbiamo tanti altri bellissimi artwork del film. Mentre sul lato destro abbiamo poi il film sul disco DVD. Diamo adesso un'occhiata al menu del film, quindi appena parte il disco troviamo questa immagine statica, sentiamo sullo sfondo una musica romana, passiamo adesso all'audio, quindi abbiamo, come già detto, tedesco, inglese e italiano in 2.0, sottotitoli in tedesco, ma appunto possiamo scegliere anche di disattivarli ancora prima di iniziare la visione. Abbiamo poi vari capitoli molto, molto semplici. Passiamo adesso invece ai contenuti extra. Quindi abbiamo il primo extra, che è Who is Giorgio Navarro. Questo è un extra che è presente in altri titoli, appunto del film della Cine Strange dedicati a Thomas Millian, dove praticamente Giorgio Navarro, che è il biografo di Thomas Millian, si presenta. Questo ha praticamente una durata di circa 6 minuti, dove appunto Giorgio Navarro si presenta, mentre la seconda intervista invece è dedicata proprio al film, dove vengono fatte appunto le domande su testo e poi c'è la risposta in lingua italiana appunto di Giorgio Navarro. Questa intervista invece ha una durata di poco più di 3 minuti. Infine abbiamo un'intervista a Paolo Spagnuolo. Questa è l'autore appunto del libro Milano odia, la polizia non può sparare. Come extra ha una durata di circa 8 minuti ed è in lingua italiana. Passiamo adesso al prossimo titolo, manteniamo sempre lo stesso attore come protagonista, ovvero Thomas Millian, anche se cambiamo il personaggio, perché passiamo da Elmo Nezza invece al commissario Nico Giraldi per questo nono episodio dedicato al commissario Giraldi, ovvero il film Delitto sull'autostrada, film girato nel 1982 da Bruno Corbucci. Anche questo fa parte della collana Violenza all'italiana della Cine Strange, label tedesca. Questa edizione invece ha un numero limitato di 250 copie, quindi diamo un'occhiata più da vicino anche per questa edizione di Delitto sull'autostrada. Guardiamo il media book dedicato al film Delitto sull'autostrada, film, come già detto, diretto nell'82 da Bruno Corbucci. Anche qui abbiamo la classica dicitura violenza all'italiana. Anche in questo caso il titolo è piuttosto grande in tedesco, con il titolo originale invece qua sotto, Delitto sull'autostrada. Per quanto riguarda le prossime due uscite, che usciranno a maggio, ho deciso di prendere la cover D, che è completamente in italiano, soltanto sul lato frontale, mentre per quanto riguarda la costina rimane sempre in lingua tedesca. Ecco qua, Cine Strange, numero 5. Vediamo un po' il retro.
anche questo come l'edizione che abbiamo visto poc'anzi, abbiamo una prima uscita in HD, questa edizione è più lunga di 13 minuti rispetto all'edizione precedente distribuita in Germania. In questo film troviamo anche l'attore Bombolo, anche Viola Valentino che ha interpretato la colonna sonora del film dal titolo Sola, e la musica è qui invece di Franco Michalizzi. Scendiamo in basso e vediamo cosa contiene per quanto riguarda l'audio. Non c'è la lingua inglese come al film precedente, qui abbiamo solamente tedesco e italiano 2.0. Abbiamo invece i sottotitoli in inglese oltre al tedesco, ma non sono obbligatori durante la visione in lingua italiana. Per quanto riguarda il video abbiamo 1.85. Per quanto riguarda gli extra, oltre al classico booklet di 24 pagine all'interno del mediabook, abbiamo nuovamente un'intervista con il biografo di Thomas Millian, Giorgio Navarro, la durata è intorno ai 12 minuti. Poi abbiamo il trailer e una galleria fotografica. In questo caso la cover che ho scelto è la cover A, che ha un numero limitato di 250 copie, la mia è la numero 242. Diamo adesso uno sguardo all'interno del mediabook. Anche qui appunto abbiamo il combo Blu-ray e DVD, sulla sinistra abbiamo il Blu-ray e poi qui inizia il booklet di 24 pagine che andiamo a sfogliare insieme. Anche qui chiaramente in lingua tedesca, ma ci sono anche diverse immagini interessanti come il mediabook precedente. Qui abbiamo il grandissimo Bombolo. Esilaranti insieme. Bombolo ha partecipato a diversi film della serie. Ecco qui altri poster del film. Ecco alcune cover, qui abbiamo quella della VHS tedesca, un'altra VHS tedesca, il poster classico italiano e il DVD italiano della Cecchi Gori. E qui abbiamo appunto lo stesso film, però nel formato DVD. Diamo adesso un'occhiata invece al menu del disco Blu-ray di Delitto sull'autostrada. Anche questo, una volta inserito il disco, abbiamo un'immagine fissa. Per quanto riguarda invece la musica, come sfondo del menu abbiamo la canzone di Viola Valentino, Sola, che è appunto la colonna sonora del film. Passiamo adesso al setup. Abbiamo qui la lingua tedesca e italiano in 2.0, sottotitoli tedesco e inglese, oppure appunto la possibilità di disattivare già i sottotitoli ancora prima della visione. Questi sono i vari capitoli, molto semplici. Passiamo adesso invece ai contenuti extra. Abbiamo quindi la classica intervista appunto che si ripete, ovvero Luis Giorgio Navarro. Poi invece abbiamo un'altra intervista a Giorgio Navarro che è la continuazione, ovvero qui parla appunto di Delitto sull'autostrada. Questa intervista ha una durata di circa 5 minuti, esattamente come le altre interviste di Giorgio Navarro, sono in lingua italiana. Poi abbiamo una intro alternativa, ovvero un inizio alternativo al film. Come possiamo notare la qualità è piuttosto scadente, mentre sulla destra abbiamo due video musicali che poi sono degli estratti dal film, ovvero una Franco Michalizzi, mentre l'altra è Viola Valentino con la canzone appunto Sola. Qui troviamo appunto la cantante Viola Valentino in uno spezzone del film. Completano infine il comparto extra la solita galleria fotografica e il trailer del film. Ecco qui da vicino tutte e due le edizioni tedesche
dedicate a questi due film con Thomas Millian. Sono due edizioni che io consiglio vivamente, anche perché, ripeto, per poterle vedere in alta definizione dobbiamo necessariamente puntare sul mercato estero, purtroppo. Che mi risulti l'unico film in Blu-ray è Il delitto al ristorante cinese, che peraltro uscirà prossimamente sempre per la collana Violenza all'italiana. Bene, termina qui questo unboxing dedicato a queste due bellissime edizioni Mediabook di Delitto sull'autostrada e del Trucido e lo Sbirro di Lenzi. Ricordo, come già anticipato prima, che a maggio arriveranno altri due capitoli di film dedicati al cinema poliziottesco con Thomas Millian, ovvero usciranno Delitto ristorante cinese e anche Delitto in Formula 1. Però comunque ne riparleremo anche nelle prossime review. Io intanto vi ringrazio per aver seguito questo video unboxing, noi ci rivedremo molto presto per un altro video. Ciao a tutti!